Allora, per me la cosa più grande è che i maestri, la nostra società, ci danno tantissime informazioni, ma spesso, in base alle loro opinioni, ci danno delle convinzioni che poi ci bloccano tantissimo nella vita. Per cui la mia pillola, quello che vorrei oggi esprimere di cuore, perché mi sento anche veramente pieno di energia di questo, è dire: non ascoltate gli altri, perché sono loro opinioni. Quando vi devastano. Soprattutto quando vi devastano. Perché l'uomo non è manipolabile, ma è molto influenzabile. Perché? Perché in pratica quando chiede un aiuto è qualcuno che si fida, ma è sempre una sua opinione. Per cui prima di prenderla per vera, valutate e chiedete altrove. Questa è soprattutto la cosa per me fondamentale, perché mi ha aiutato tantissimo nella mia vita e da lì ha cambiato il mio nome. Tutto quello che dico. Infatti ricordate il video, quello della ricerca della felicità, che c'è il bambino che gioca a basket e il papà gli dice: no, ma non sarai mai bravo, sarai un po' come me. Il bambino tutto triste prende la palla, la mette nel sacchetto. Il papà capisce e dice: no, non permetterà a nessuno di dirti quello che poi non puoi fare. Quindi a me vedere Francesco che ha riacquistato, magari cioè, ancora un po' di lavoro c'è da fare, però sei qui perché voglio... Vai, dimmi e dirlo. Voglio dire una cosa, che io infatti la tua stima l'ho persa in Svizzera, nel senso... Cioè, voglio dire, cioè, allora io sono svizzero, io sono svizzero, 100% anche, ma anche italiano. E io infatti con la Svizzera non voleva mandarmi in una scuola speciale, perché diceva che io non ce l'avrei mai fatta alle medie. Ragazzi, opinioni, andate oltre le opinioni. Quando qualcuno vi dice non ce la fai, magari è uno specchio. Quando ho iniziato questa cosa avevo 20 anni, poco meno di 20 anni, mi dicevano i miei amici: ma no, ma tu sei pazzo, ma chi te lo fa fare? Anche perché i primi anni lo facevo, non venivo pagata, ai vecchi tempi non si faceva così, andavo a fare tipo una sorta di stage mio, perché comunque mi piaceva l'ambiente, e quindi durante la settimana andavo a lezione e il giorno, per fortuna l'hotel dove c'era il corso era vicino all'università, e quindi andavo, già mi prendevano in giro, perché quando hai 20 anni ti rifai un po' all'abito, nel senso che non hai quelle sicurezze, quindi andavo vestita come un pinguino imbalsamato in facoltà, nel senso che poi la sera avevi le serate, quindi dovevi essere anche vestita in tailleur. La vedete, una ventenne vestita in tailleur, mi prendevano già in giro lì. Poi io esco da un paesino di 1800 anime e quando sono tornata dopo il corso di memoria, tutta entusiasta, dai, vi faccio vedere cosa so fare, i miei amici mi prendevano in giro. La cosa bella è che dopo 20 anni è stato l'ultimo mio amico, dopo 20 anni, che è il compagno della mia più cara amica, è venuto a farci il corso. Negli anni tutti coloro che mi deridevano sono arrivati, e coloro che mi dicevano: ah, ti fai sfruttare, sei impazzita, chi te lo fa fare? Non ti pagano neanche, chi te lo fa fare? Ma scusa, lavori la sera, i weekend, di giorno studi, chi te lo fa fare? Adesso quando torno nel paesino mi dicono: ah, sei fortunata tu. Che fortuna che hai nella vita. Sei fortunata, hai trovato un lavoro fortunato, sì. Ti ricordi che 20 anni fa mi dicesse: ero impazzita? Capite? Le cose si creano giorno per giorno e non permettete a nessuno di dirvi quello che non sapete fare. E quindi, Francesco, cioè, tu usa come ancora positiva il fatto che hai avuto difficoltà e le hai superate, perché come hai superato quelle difficoltà che secondo tanti non riuscivi a superare, tante altre che sono impossibili cominciano a essere. Poi anch'io con la matematica non sono mai una cima. Il mio fiscalista, quando ha saputo che sono diplomato in ragioneria, mi ha riso in faccia, mi ha detto: pensavo fossi psicologa e avessi fatto liceo, non che ti fossi diplomata in ragioneria. Mi ha veramente riso in faccia, perché io quei conti sono un disastro. Però ognuno ha le sue attitudini.
Cioè, la cosa importante, sapete, lo diceva Velasco a San Patrignano, che parlava di resilienza e delle squadre di pallavolo, diceva la cosa bella è puntare su quello che un giocatore sa fare e gli altri compagni del team, se uno è bravo a schiacciare, punti lì, poi per carità deve anche cercare di migliorare sulla ricezione, sull'alzata, però siamo una squadra, la squadra cosa fa? Ognuno cerca di dare il meglio per la capacità che ha, per il carisma e l'attitudine che ha, perché quello che sa fare uno bene non lo sa fare l'altro allo stesso modo. La cosa importante è mettere in luce le cose belle e lavorare migliorando quelle brutte, quelle dove si... Questo è il messaggio. Grazie a tutti.